Vediamo adesso l'esperimento di Fraunhofer, la diffrazione da fenditura singola. Non abbiamo più due fenditure in A e B, ma abbiamo un'unica fenditura di larghezza D'. Qui nel file è indicato con D, ma poi sarà chiamato D'. Stavolta i raggi che escono dalla fenditura non sono soltanto delle coppie, come per esempio questo raggio e quest'altro, perché non ci sono più due fenditure infinitamente sottili. Ma c'è un unico grande spazio libero, ciascun punto di questa fenditura, come A', C, C', sono tutte sorgenti di onde sferiche. Quindi i raggi partono da tutti i punti di questo grande spazio vuoto che è l'intera fenditura. Qua ho disegnato tutti i raggi che escono parallelamente tra loro allo stesso angolo alfa 1 dell'esperimento di Young, cioè quell'angolo che è in grado di generare una differenza di cammino tra il primo raggio, quello che esce da A, e l'ultimo raggio, quello che esce da B, differenza di cammino pari a una lunghezza d'onda precisa. Nella seconda figura, invece, ho disegnato gli infiniti raggi paralleli, questo, 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 tutti questi raggi paralleli che escono da tutti i punti della fenditura a quella inclinazione alfa 3 che è capace di generare una differenza di cammino di tre lunghezze d'onda tra il primo raggio che esce da A e l'ultimo che esce da B. Andiamo a vedere lo sfasamento relativo tra tutti questi raggi. Potrebbe sembrare che all'angolo alfa 1, come all'angolo alfa 3, ci debba essere un'interferenza costruttiva, perché la differenza di cammino è una lunghezza d'onda oppure tre lunghezze d'onda. E infatti sarebbe così, se qua in mezzo non ci fossero tutti questi infiniti raggi che partono da tutto il resto della fenditura. Sarebbe così nell'esperimento di Young, dove i raggi escono soltanto da A e da B. Invece la presenza di questi altri infiniti raggi che escono tutti quanti dalla fenditura produrrà l'interferenza distruttiva complessiva alla direzione alfa 1 e alla direzione alfa 3. Vediamo perché. Consideriamo quel raggio che esce sempre con quell'inclinazione alfa 1 esattamente dal punto che si trova a metà fenditura, il punto C. E con questo tratto rosso è indicata la differenza di cammino tra il raggio che esce da C e il raggio che esce da A. Questa differenza di cammino è mezza lunghezza d'onda, è la metà di quest'altra. Questo vuol dire che il raggio A si annulla con il raggio C, perché questi due raggi viaggiano in controfase. Sfasati infatti di mezza lunghezza d'onda vanno in interferenza distruttiva e quindi si annullano tra loro. La stessa cosa succede per esempio per il raggio che esce dal punto A' e per il suo simmetrico nella seconda metà della fenditura che esce da C'. La differenza di cammino tra questi due raggi da A' e C' è uguale alla differenza di cammino tra i raggi che abbiamo appena visto, quindi è lambda mezzi. Quindi anche i raggi che escono da A' e da C' si cancellano tra loro perché viaggiano in controfase e creano quindi l'interferenza distruttiva. Perciò, qualunque punto della fenditura noi scegliamo nella prima metà, cioè tra A e C, per esempio potremmo prendere un punto qua, ci sarà un punto simmetrico nella seconda metà della fenditura, sarà in questo punto precisamente, tale che il raggio che usciva da qui e il raggio che esce da quest'altro punto simmetrico si cancellano tra loro perché viaggiano in interferenza distruttiva, essendo la differenza di cammino tra loro mezza lunghezza d'onda. In conclusione, tutti i raggi che escono da questa fenditura a questa inclinazione qui, alfa 1, si cancellano tutti a coppie e alla fine non sopravvive nessuno. Per questo motivo, all'angolo alfa 1, che dava l'interferenza costruttiva, quindi un massimo di luce nell'esperimento di Young, invece nell'esperimento di Fraunhofer quell'angolo ci dà un minimo di luce. Ci dà un'interferenza distruttiva complessiva tra tutti i raggi anziché un'interferenza costruttiva. Dunque ricordiamo che nell'esperimento di Fraunhofer andremo sempre a calcolare le posizioni dei minimi di luce e non dei massimi di luce. Una cosa simile accade con l'angolo alfa 3, dividendo la fenditura in tre parti, AD, DE e B, e confrontando il raggio che esce da A all'angolo alfa 3 con il raggio che esce da D all'angolo alfa 3. Questo. Si vede che A e D sono sfasati da una differenza di cammino pari a una lunghezza d'onda. Dunque
E quindi questa parte di fenditura tra A e D si comporta esattamente come si comportava la fenditura precedente tra A e B, con il primo e l'ultimo raggio sfasati di una lunghezza d'onda. La stessa cosa accade qui, il primo e l'ultimo raggio, che sarebbe quello che esce da D, sfasati di una lunghezza d'onda. Allora, come prima tutti i raggi intermedi si cancellavano in interferenza distruttiva, la stessa cosa accade per tutti i raggi che escono tra A e D a quell'angolo alfa 3, e quindi tutti questi raggi si cancellano tra loro. La stessa cosa fanno i raggi che si trovano compresi, che escono tra D ed E da tutti questi punti della fenditura, e la stessa cosa fanno tutti i raggi che escono tra E e B. In conclusione, ciascun raggio che esce dal primo terzo di fenditura, per esempio un punto che si trova qui, è perfettamente cancellato da un altro raggio che esce simmetricamente dallo stesso terzo di fenditura. In conclusione, all'angolo alfa 3 tutti i raggi che escono si cancellano per interferenza distruttiva, e all'angolo alfa 3 abbiamo quindi un minimo luminoso. Lo schermo si trova a grande distanza, virtualmente infinita, e la posizione dello schermo distingue la diffrazione di Fraunhofer dalla diffrazione di Fresnel, che noi non prenderemo in considerazione. Nella diffrazione di Fresnel lo schermo è posto a una distanza più vicina rispetto alla fenditura. Nella diffrazione di Fraunhofer lo schermo è posto a distanza virtualmente infinita. La scelta di considerare la diffrazione di Fraunhofer al posto di quella di Fresnel è giustificata dal fatto che le fenditure che sono incise sul vetrino hanno una larghezza di primo che è molto più grande della lunghezza d'onda del laser incidente, diciamo almeno 100 volte più grande. Per esempio, abbiamo fenditure da mezzo millimetro, da mezzo decimo di millimetro, quindi 0,05 mm, mentre sappiamo che la luce laser ha una lunghezza d'onda più o meno intorno al mezzo micron. Quindi ci sono due ordini di grandezza tra lambda e di primo, diciamo un centinaio di volte. Lambda è un centinaio di volte più piccola di D'. Quindi, come abbiamo visto nell'esperimento di Young, gli angoli per produrre una differenza di cammino tra il primo e l'ultimo raggio pari a una, due o tre lunghezze d'onda sono estremamente piccoli, questi angoli. Perciò i minimi di luce sullo schermo, abbiamo detto che queste sono le direzioni dei minimi, appariranno molto ravvicinate tra loro, e quindi lo schermo andrà messo a grande distanza, a distanza di alcuni metri. Distanza di alcuni metri che è confrontata con la frazione di millimetro di ampiezza della fenditura, corrisponde a una distanza virtualmente infinita. Quindi è la diffrazione di Fraunhofer piuttosto che quella di Fresnel. Come ultima osservazione, vediamo quello che succede all'angolo alfa uguale a 0. In quella direzione tutti i raggi viaggiano orizzontalmente, quindi viaggiano tutti in fase, e quindi generano un'interferenza costruttiva globale, complessiva, che darà sullo schermo una macchia luminosa, quello che si chiama il massimo luminoso centrale.